Buongiorno a tutti. Io direi di iniziare. Allora, intanto vi saluto e vi dico che mi fa molto piacere rivedervi quest'oggi, a distanza di 6 mesi dal primo incontro che si è tenuto sempre in questa sala a fine gennaio di questo anno. Mi fa piacere rivedervi tutti e vi anticipo che abbiamo questa mattina in collegamento sempre dalle due sedi siciliane, dalle due scuole siciliane di Milazzo e Palermo, altri studenti che in questo momento sono collegati dalle proprie scuole e ci stanno guardando. I loro interventi sono previsti dopo la pausa e saranno degli interventi registrati, mentre invece in questa mattinata, come già sapete, vedremo la presentazione da parte vostra dei vostri lavori. Intanto vi saluto appunto e vi ringrazio e porto anche i saluti del nostro direttore generale, il dottor Bratti, il quale per impegni istituzionali questa mattina e anche nel primo pomeriggio è impegnato fuori sede, però proprio adesso mi hanno fatto sapere che è particolarmente sensibile, diciamo, alle attività che sono state svolte in ISPRA e che hanno consentito di realizzare questi percorsi formativi, pertanto gli studenti che saranno occupati nel pomeriggio a presentare il loro lavoro potranno assistere alla presentazione e ai suoi saluti personalmente, perché lui farà in modo, insomma, di essere qui questo pomeriggio per salutare appunto gli studenti e per augurare, come peraltro ha riferito di fare oggi con voi, anche un buon proseguimento nei vostri studi. E auspica che questa esperienza che avete fatto in ISPRA possa aiutarvi in qualche maniera a orientarvi nel proseguo degli studi o comunque nel mondo del lavoro. Ovviamente questa aspettativa l'abbiamo anche noi che ci siamo impegnati nell'organizzazione di questi percorsi di alternanza scuola-lavoro, perché ISPRA, grazie ai colleghi che si sono resi disponibili, hanno permesso la realizzazione di questi percorsi e grazie anche a voi che avete partecipato attivamente ed assiduamente. Allora, dopo questi saluti, come sapete, faremo una breve presentazione sia io che le mie colleghe che ci siamo occupate dell'organizzazione di questi percorsi formativi e intanto vi volevo anche anticipare una peculiarità, ovvero siccome avete visto che vi è stato consegnato un quaderno che siamo riusciti a realizzare grazie all'impegno nostro e dell'unità che si occupa della DGCOM dell'ISPRA, quest'oggi vorremmo realizzare anche nella pausa pranzo delle piccole clip in cui chi di voi sarà disponibile potrà essere brevemente intervistato, perché poi vorremmo realizzare anche un prodotto multimediale che sarà costituito sia da questo quaderno, implementato però anche con appunto delle interviste che vi faremo in diretta nella pausa pranzo per chi volesse rendersi disponibile. Vi dico anche che la giornata di oggi è organizzata sia grazie all'impegno dei colleghi della nostra unità comunicazione, ma anche all'impegno dei ragazzi, degli studenti dell'Istituto Einaudi che si sono occupati dell'organizzazione proprio di questo evento, perché il loro progetto formativo era focalizzato ed era finalizzato ad attività pratiche connesse all'organizzazione di eventi ambientali, e quindi sono stati proprio loro che avete visto e conosciuto lì al desk all'ingresso quando hanno preso la vostra presenza, hanno organizzato questo evento e ne cureranno lo svolgimento. Per quanto mi riguarda, appunto, a parte i saluti e i ringraziamenti, volevo dirvi anche quelli che sono stati i risultati che abbiamo raccolto ed solo in parte elaborato rispetto a quei questionari di gradimento che vi abbiamo chiesto di compilare a fine percorso formativo. Questi questionari di gradimento sono stati scrutinati solo per un 40% di quelli che ci sono stati presentati, hanno evidenziato alcuni elementi specifici che volevo portare alla vostra attenzione.
ovvero intanto le motivazioni che la maggior parte di voi hanno portato a scegliere questi corsi. Ovvero la maggior parte di voi lo ha fatto più che altro per curiosità o comunque per conoscere delle tematiche che normalmente nel corso di studi scolastici non vengono affrontate. Poi una piccola parte invece sul consiglio proprio diretto dei professori, oppure anche per alcuni approfondire proprio delle tematiche ambientali che forse già avevano avuto modo di approcciare nel corso di studi, o in prospettiva alcuni di voi per riuscire in qualche modo a migliorare in prospettiva l'inserimento lavorativo appunto nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda i contenuti, molti hanno ritenuto i contenuti che gli sono stati proposti interessanti e completi e anche appunto utili probabilmente anche in prospettiva per l'inserimento nel mondo del lavoro. In generale tutti hanno riconosciuto che i corsi che hanno seguito e le attività pratiche che hanno svolto hanno comunque ampliato la conoscenza. Con riferimento invece alla parte organizzativa, quindi ai locali di cui hanno usufruito, alla strumentazione tecnica che gli è stata messa a disposizione, ma anche proprio all'organizzazione con riferimento alle giornate, al timing delle giornate e al materiale didattico che è stato fornito, in linea generale il giudizio è positivo, salvo che qualcuno di voi ha evidenziato il fatto che magari qualche materiale didattico aveva dei contenuti troppo specifici e tecnici. Complessivamente il giudizio comunque è stato positivo. E quindi che la cosa, essendo per noi un progetto pilota e soprattutto sviluppato in breve tempo, ci ha reso particolarmente felici, perché in realtà noi sia come organizzazione ma anche gli stessi tutor hanno cercato di trasmettere a voi studenti la passione che tutti noi mettiamo nel nostro lavoro, soprattutto in un ambito, quello ambientale, che ne ha particolarmente bisogno. Quindi nel ricordarvi che l'organizzazione di questo convegno è a cura degli studenti delle Einaudi e che faremo anche appunto, se volete, delle piccole clip che poi monteremo anche grazie alla collaborazione di altri due studenti dell'Istituto Einaudi per l'indirizzo grafico e marketing.